riportato anche in quella che è la brochure. A breve avremo anche la stampa di un catalogo che entra un po' più anche negli aspetti legati alle note musicali. È un festival quello che insegna lì alcune novità, e certamente due novità di questa edizione sono due progetti di teatro e musica. In particolare si svolgeranno a fine mese, il 30 e il 31, e una è Morte di Galeazzo Ciano di Enzo Siciliano. Anche qui la forte volontà è stata quella di voler legare personaggi al nostro territorio, perché comunque la frequentazione di Enzo Siciliano anche a Sabaudia con Goffredo Petrassi ha fatto sì che venisse l'idea da parte del regista Gianfranco Pannone, che è entrato nel nostro comitato tecnico scientifico, di portare per la prima volta un'opera di Enzo Siciliano a Sermoneta, e quindi ci sarà la partecipazione del figlio Francesco Siciliano e ci saranno le musiche di Goffredo Petrassi. Questa è una prima iniziativa che viene condivisa anche con il Teatro di Parma, e che troverà poi il secondo momento a Roma e una tournée che verrà organizzata per il prossimo anno. L'altro aspetto che riguarda la novità, sempre per quanto riguarda questo connubio teatro-musica, è Pensa alla Patria. È una,